Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere cosa ho ricevuto a Natale. Allora, ho ricevuto un sacco di regali, quelli più belli me li sono fatti io e me li ha regalati la mia ragazza con la sua famiglia. 20 regali più inutili li ho fatti i miei, che chiaramente in organizzazione con mia mamma ho preso solo un po' di vestiti, robe che mi servivano tutti i giorni. Non ho preso niente. Allora, partiamo con i regali che mi hanno fatto la famiglia della mia ragazza. Hanno preso questa fantastica maglietta, chiaramente dimostra l'evoluzione dell'uomo che alla fine è andato a nuotare, chiaramente non a giocare a calcio perché io amo il nuoto e odio profondamente il calcio. Poi ho ricevuto da parte della sorella di mia ragazza questo manga, non so di cosa parla, cioè ho letto la trama, devo ancora iniziare a leggerlo, poi successivamente vi farò sapere di cosa parla. Poi la mia ragazza mi ha fatto ben due regali. Allora, mi ha regalato questo quadretto molto carino, cucci cucci cucci, con tutte le foto nostre, e lo lasciamo qua. Ma regalo più importante, mi ha regalato questo fantastico joystick. Praticamente è molto figo, perché l'avevo visto all'Unieuro, arancione e blu e con colore fantastico. Adesso ve lo apro e faccio vedere dal vivo. Non l'ho ancora aperto perché ho ancora quello che utilizzo solito, nero sfigato, quello merda, aspettate che lo trovo. Questo qua, ho ancora questo qua vecchio che non so cosa farmene, però io preferisco distruggere le robe vecchie prima di distruggere le robe nuove. Perché chiaramente rompere una cosa nuova perché sei nervoso è orribile. Rompere una cosa vecchia quando sei nervoso, chi se ne frega. Allora, questo qui è il fantastico joystick, cioè ragazzi, è bellissimo. Veramente non ho mai visto nulla di così figo. Secondo me lo lascerò impacchettato per sempre, per tutta la vita, e non lo utilizzerò mai per aver paura di rovinarlo, cioè. Lasciate un like solamente per questo joystick, cioè, ma guardate, ma quanto cazzo è figo. Poi c'è un regalo unico che mi sono fatto io direttamente dal Giappone, dal mio viaggio in Giappone. Questa cosa la vendono solamente in Giappone, e sono delle All Star che fanno solamente in Giappone. Potete acquistarle solamente in Giappone o su un sito internet, credo, non lo so, sono andato direttamente a Tokyo a comprarle. Non è che sono andato a Tokyo perché c'erano le scarpe, cioè sono andato a Tokyo per i cazzi miei, poi ho trovato queste scarpe e ho saputo che le vendono solo là. Sono delle scarpe fantastiche, ma non so neanche come si apre la scatola. Vedrete, rimarrete stupefatti. Le All Star di One Piece. Queste All Star che sono semplicemente fantastiche, mi sa che non le utilizzerò mai nella vita. Le lascerò solamente in bacheca, in vetrina, a casa, perché cioè, sporcarle, rovinarle, mi verrebbe male. Non le pagate chissà che cosa, nel senso le pagate come normali All Star. Però essendo che le prendi solo in Giappone, mi sono sparato una palata di ore di viaggio per comprarle, e mi sembra inutile utilizzarle, cioè nel senso avrei dovuto comprare due paia, uno ci andava in giro, mentre l'altro lo tenevo di bellezza. Quindi siccome ne ho solamente uno, lo tengo in bellezza. Cioè, guardate che bello, a parte qua lo scontrino. Sono tutte ricamate coi disegni di One Piece. Fantastiche. Ho già ricevuto una palata di insulti perché ho detto che le lascerò in bacheca. Sento la gente, ma va, le scarpe vanno messe, le scarpe vanno qua, le scarpe vanno su, le scarpe vanno giù. Cioè, io me ne frega un cazzo, io le lascio lì. Lasciatemi il vostro parere se faccio bene a metterle o non metterle o lasciarle lì in vetrina. Lasciate scritto sotto nei commenti cosa avete ricevuto per Natale. I regali più inutili, quelli più belli, quello che volete. Io vi saluto, spero che abbiate passato delle buone feste. Io ho passato a mangiare 2 giorni di fila, veramente non ne potevo più. Veramente mangiare, seduto a mangiare, mi stavo rompendo quasi il culo stare seduto sempre a mangiare. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio.